Ringrazio. Il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro, a lei la parola. Onorevole, la ringrazio per questa interrogazione. Nel periodo fra il febbraio e marzo del 2022, non ero io il Ministro della Cultura, sono pervenute numerosissime, circa 100 proposte di interventi direttamente da alcune diocesi dell'Emilia-Romagna. Con decreto del segretario generale numero 455 del 7 giugno del 2022, non ero io ministro all'epoca, sono state assegnate le risorse destinate alla sicurezza sismica dei luoghi di culto e al restauro del patrimonio culturale, fondi e edifici di culto e sono stati destinati 240 milioni di euro per finanziare 257 interventi. A seguito dei residui conseguiti nell'ambito dell'investimento 2.4 del PNRR, sicurezza sismica dei luoghi di culto, con mio decreto, il numero 378 del 20 novembre 2023, l'importo destinato alla linea di azione, realizzazione di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili dell'investimento 2.4, è stato elevato da 240 milioni a 400 milioni di euro. Conseguentemente, sono state avviate le valutazioni da parte delle soprintendenze territoriali e della Direzione Generale dell'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il finanziamento di ulteriori interventi, tra i quali sicuramente rientreranno ulteriori edifici di culto situati nei territori della Romagna. Appena sarà pronto l'elenco, lei potrà constatare la presenza di tanti luoghi di culto della Romagna.